Carmine Abbata, mio amico. Io sono legato a questo libro, sono legato per alcune vicende che sono successe così. L'anno scorso di questi tempi, e lo devo dire, consentimi, era novembre, mi arrivò una telefonata. Erano le 7 di sera, giornata piovosa. Era Carmine Abbata, il quale mi chiedeva, ecco, ti l'hai dimenticato. No, sì, sul titolo. Mi chiedeva, sto facendo una serie di telefonate a 5-6 amici librai, elenco 4 titoli, tra questi 4 titoli vorrei che tu me ne scegliessi uno. Ecco, tra questi 4 titoli io confermai La collina del vento. Un'altra vicenda che devo raccontare era quando stavamo facendo il tour a maggio, un tour nelle scuole della zona. Stavamo ritornando da Castrovillari, arrivò una telefonata in diretta dove ci comunicò che Carmine Abbata era nella selezione del premio Campiello. Quindi io l'ho saputo in diretta, questo fatto qui. E poi devo dire, lui da giugno, luglio mi sollecitava un incontro, la presentazione del libro a Corigliano, e io puntualmente glielo negavo. No, tu non ci vieni a Corigliano in questo periodo, tu a Corigliano ci devi ritornare da vincitore. E così è stato. Andiamo a giocare 4 numeri. Ringrazio la Pentel Italia, la quale ci ha onorato anche come sponsorizzazione con una penna, con la sua ultima penna che è nata. In effetti daremo a chi acquista La collina del vento, che oggi avrà un prezzo particolare col 25% di sconto per l'iniziativa dell'incontro, ecco, daremo una penna in omaggio, una penna Pentel. Molto bene. Oggi l'ho omaggiato. Ringrazio tutti, buona giornata. Prima di dare la parola al provveditore Francesco Fusca, io voglio ricordare una cosa: proprio in questi giorni è uscito, sempre edito da Mondadori, una trilogia sempre di Carmine Abbata, La stagione e Le stagioni di Cora, che praticamente si tratta di 3 romanzi, vero? Poi magari voi daremo un accenno e volevo solamente annunciarlo. Bene, Francesco Fusca. Pensa agli indiani, gli indbucura, e benvenuti di Gianfranco, eh? Git proteini, sei meritone, rispondi e traduci. Mi ha chiesto come sto, ho detto che sto bene, hai visto quanta gente è venuta qua nella libreria di Gianfranco per te? Tradotto bene? Siamo a Brescia, al paese d'Italia da oltre 500 anni. E quindi è sempre questo da ricordare. Allora, brevemente, io ho presentato Carmine, ho recensito anche il suo libro, ho letto e sentito recentemente della Amarelli, c'era un mare di gente quest'estate, quest'ultimo libro, e esordisco dicendo che la cultura paga. Leggete, leggete, leggete. Se riempiremo questo luogo tante volte nell'anno, e altri luoghi in Corigliano, che è grande, 40.000 abitanti, altre volte riempiremo di persone perché sentano, leggano, critichino, eccetera, non avremo più 3 commissari prefettizi. Va bene? Parlo chiaro, parlo scuro. La cultura fa pensare, fa criticare, problematizza. La cultura, difatti, diceva giustamente Rina, che è un bravo, noi non abbiamo paura della galera. Ieri ero con come si chiama quel grandissimo
a San Demetrio, con Arlacchia, Pino Arlacchia, già quando c'era una persona splendida, lo citava anche lui questo ieri. I grandi delinquenti, quelli che hanno ormai una rete internazionale, hanno paura della cultura, della gente che sa, della gente che pensa, della gente che critica, che alza la mano, dice non sono d'accordo, spiega perché. C'è dibattito, democrazia. Quindi puntiamo su questo e Corigliano, che mi sta a cuore, abito qui come sapete da 30 anni, mi trovo bene, eccetera, sebbene io sia, non facciamo confusione, di Spezzano Albanese, che è il più bel paese del mondo, e qui, infatti, no, prima c'è Spezzano e poi Carpizzi, io lo conosco il tuo paese, è bellissimo. Allora, brevemente dico questo, che intanto dico due cose per Cataldo, persona umile come l'amico, girano insieme. Io ho conosciuto Cataldo tantissimo tempo, però io l'ho conosciuto dopo rispetto alla mia conoscenza della chitarra battente. Uno strumento formidabile, antico, uno strumento meraviglioso. Negli anni 60 amici vennero a Spezzano a registrare i canti arbresci con la chitarra battente, va bene, di Battimo e altri vecchi dell'epoca, e questi sono finiti nell'archivio di Stato, della musica, insomma, nostra. E poi mi sono ritrovato con Cataldo Perri, che è una persona splendida, di grande valore, di grande qualità, eccetera, anche al Rendano, hanno fatto cose egregie. Queste cose vanno dette perché sono vere e non si regala niente a nessuno. La chitarra battente, questo strumento prezioso, che lui utilizza anche altri strumenti, e quindi fa cultura, civiltà anche in questo senso qui. Noi tra poco godremo, io godrò ancora, va bene, di questo duo, no? Questo duo Abate Cataldi, che dialogheranno in senso e in modo elevato su questioni che riguardano l'arte in generale, in particolare la letteratura e la musica. Poi un altro concetto. Allora, grazie a questa bella bimba qua che è sempre splendida, Patrizia Pugliese, ottima giornalista, sa il fatto suo, insomma, elogi. Abbiamo fatto cose insieme da tanto tempo, ci conosciamo di famiglia da tanto tempo. Gianfranco, ho detto qualche cosa, non dico più niente, sono amico non con lui, con il padre. Il padre Corino è stato mio vicario nel 1740, quando io facevo il capo di istituto qui, e quindi i rapporti con la mamma, con tutti i parenti, insomma, sono questi. Allora, Carmine Abate, il Campiello, io ho sempre avuto e continuo ad avere, con qualche eccezione, perché la regola c'è qualche eccezione, sempre dubbi e perplessità sui premi. A me è stato detto, tanti anni fa, che perché non partecipi a questo premio di poesia, aspettate che scrivo poesia, ho questo pallino, la poesia qui, è l'aspetto più alto, diciamo così, della letteratura, della vita, dell'esistenza, perché non partecipo mai, insomma. Ti facciamo vincere il primo premio. Ma persone serie, non mi chiedete che se non ve lo dico, ma insomma, persone serie, ho detto no. Allora, questa è un'eccezione, il Campiello è stato anche chiacchierato nel passato, ma mai come in questo caso, lo dico, lo sottoscrivo e te lo firmo, mai come in questo caso è stato giusto. Perché? Perché Carmine Abate è un amico di Fusco ormai da anni, è stato lì, è Arbrecht, no, non per questo, perché i libri di Carmine Abate sono belli veramente, si lasciano leggere, lo stile è sobrio, chiaro, piace. Io sai cosa pensavo Carmine? Che si possono fare tranquillamente dei film. Passo perché voi vedete le scene una dopo l'altra, le vedete, non è che dovete pensare chissà se sto capendo bene, forse ho capito bene, forse ho capito male, no, si capisce tutto subito, quindi è di una bellezza, di un lindore, di una chiarezza, di una esposizione, di una piacevolezza, di una partecipazione. Quell'altro libro che fa capo, se non ricordo come si chiama, però lo faccio apposta, che riguarda Crotone, Rino Gaetano, guardate, una storia d'amore intensa, storie d'amore, perché poi sono intrecci. Vabbè, devo finire,
Quindi un premio meritato, la persona giusta ogni tanto, evidentemente i concorsi funzionano. E ripeto, non per motivi amicizia, non me ne frega niente, io sono un piccolo scrittore, poeta soprattutto, piccolo, sempre tutto in piccolo, e uomo però di cultura da sempre, io adesso ancora continuo a studiare, quindi posso dire delle cose, affermarle e sottoscriverle, non è il Vangelo il mio, però c'è documentazione e c'è avallo per quello che dico, riferimenti. Qual è lo stile di Carmine Abate? Carmine Abate come scrive, per chi scrive, a chi scrive? A chi scrive Carmine Abate? È una penna davvero d'oro e fa un discorso sostanzialmente culturale, trattino civile. Difatti, e finisco, i suoi libri sono libri di radici. Pensate in questo nostro mondo locale, in cui siamo qui tutti, ci vediamo eccetera, però siamo anche in altre parti della terra, non c'è più il locale e il mondiale, c'è il locale sempre più, e significa tante cose questo, e non mi posso dilungare. Ebbene, Carmine insiste sulle radici. Ora, questa trilogia che opportunamente l'editrice ha fatto pubblicare, recuperando tre volumi di Carmine Abate, ecco, è questa una operazione in cui noi troviamo, in questo letterato, in questo scrittore, in questo poeta, forse tu non lo sai ma sei un poeta, te lo dico io, poi ti spiego pure perché, magari in occasione pubblica, in altro momento, ecco, parlare delle radici, tenere in considerazione le radici significa che questa quercia va bene a Carfizzi, a Crotone, in Calabria, in Italia, in Europa e nel mondo, queste radici possono arrivare altissime ed essere rigogliose e piene di frutti, ed è quello che sta avvenendo. Tanti auguri. Grazie, grazie al proventore Francesco Fusca, e andiamo avanti. La collina del vento, in 250 pagine, racconta la saga di una famiglia calabrese contadina dai valori ben radicati, una famiglia che difende la sua terra, la deve difendere negli anni dai vari soprusi, dai latifondisti che gliela vogliono portar via, dall'ndrangheta senza tempo, e fino ad arrivare ai giorni nostri. Insomma, è un percorso di storia bellissimo, perché è un intreccio di fatti veri che ci appartengono. Ognuno di noi può ritrovare un pezzo di se stesso in questa scrittura pulita di Carmine Abate, con dei dialettismi che intrigano e rendono perfettamente l'idea, il concetto, soprattutto a chi è del sud di questa terra bella da custodire se la ami, e da deprivare, violentare se non la ami. È una storia che si intreccia con i 100 anni di storia italiana. Una famiglia, Alberto, il patriarca, la moglie Sofia, la storia delle donne di questa Calabria forti, che vivono nel silenzio, nel lavoro, al fianco del marito nel bene e nel male, della famiglia, pronti a lottare per difendere i cuccioli, i loro cuccioli e la loro famiglia, la loro terra. Tre figli, Michele, Angelo e Arturo, la guerra, il macigno della guerra che ne porta via due, solo Arturo sopravvive alla guerra e potrà così continuare, si sposerà, arriverà Michelangelo che sarà custode di questa collina del vento che esiste ed è una terra bellissima, trasformata negli anni, che ha raccolto sudore, fatica, dolore e segreti, perché il libro inizia con un omicidio. Io non vi racconto niente, no, perché ci sono, ma no, è interminabile, il libro è interminabile. Ha raccontato solo le prime due pagine. Il libro è interminabile, fidatevi, perché, ma ci sono dei risvolti, e ogni volta che leggi una pagina dici: Madonna, che sta succedendo?
e volevo solamente anticiparlo, ci sarebbe da dire tanto perché è un excursus, dicevo, racconta i soprusi in tutte le forme fino ad arrivare ai nostri giorni, l'andrangheta, le paleoliche, tutto ciò che è novità poi diventa motivo di arricchimento per questi poteri, questi clan. E qui ci sarebbe veramente da discutere tanto, ma ci dobbiamo fermare perché io voglio passare la parola e voglio raccomandare di leggere questo libro, e non solo questo libro, ai due ospiti della mattinata, Carmine Abate e Cataldo Perri, che si esibiranno in uno spettacolo letterario musicale breve, ma ci faranno veramente sognare, e avremo i brividi perché la musica e la cultura vanno a braccetto. Buon ascolto! Mentre ci prepariamo vi voglio salutare, buongiorno a tutti, sono davvero felicissimo di essere qua, ringrazio il mio amico Gianfranco per questa bella sorpresa che mi ha fatto quando sono arrivato qua, ho visto la gigantografia mia, mi sono spaventato, io, ma chi è questo? Prova. Prova. Non è che è lungo, sono... Ecco. Si prova, prova. Si prova, prova. Alza un altro colore. Sì. Ci arrangiamo un po' con i mezzi a disposizione. A disposizione. Se sentite cracchiare le casse, magari lasceremo i microfoni e faremo in acustico, Carmine. Mi sentite bene la voce? Sì, prova. Sì. Ok, dai. Lo stavano pedinando da giorni, ma lui non se ne accorgeva. Continuava a camminare svelto, la testa bassa, lo sguardo corrucciato. Cosa cercava sulla collina? Ogni tanto si fermava, prendeva un taccuino dalla tasca della giacca e scriveva, appoggiato al tronco di un ulivo. Poi spostava le lenti sulla punta del naso e si faceva ombra con la mano aperta per vedere meglio in lontananza. La collina aveva la forma allungata e sinuosa di una barca capovolta davanti al mare. Il colore dominante era il rosso porpora dei fiori di sulla. Tutti intorno alberi da frutto, cespugli di lentisco, alloro, ginestra, rosmarino e sambuco. Una vigna, ulivi secolari e isolotti di picchi d'india sparsi qua e là. E un bosco di lecci che copriva il versante più nascosto come una mezza corona sbilenca. Più che un'immagine reale, doveva sembrargli un paesaggio mediterraneo incorniciato in un quadro di luce abbagliante, se non fosse stato per il profumo che liberava nell'aria. L'uomo lo annusava con voluttà, si capiva che gli piaceva, usciva dalla pelle e dal ventre della collina, gli pizzicava gradevolmente le narici come la fragranza del pane appena sfornato. Sorrise la prima volta dopo giorni di camminate solitarie e con quel sorriso sulle labbra si diresse verso il ciglio di rimpetto al Marione. Attraversò il campo di grano sfiorando con le mani le spighe verdi. Era un gesto da bambino, quasi una carezza, che contrastava con il portamento altero, la ruga profonda sulla fronte, il pizzetto brizzolato da uomo maturo. Non sospettava di essere osservato e fino all'ulivo gigante continuò a non accorgersi di nulla. Fu a quel punto che il suo sorriso si spense in un baleno. Da un cespuglio di lentisco era comparso un uomo con il fucile spianato che gli intimava di fermarsi. Stoppatevi, ma no, se fate un altro passo vi sparo.
è da 3 giorni che giriate qua attorno, perché non è tempo né di lumache né di funghi. Il forestiero gli rispose fissando il fucile come se volesse renderlo innocuo. Non ho soldi con me, disse. Forse pensava di avere di fronte l'ultimo dei briganti che ancora spadroneggiava nella campagna. L'altro lo derise con disprezzo, lo sguardo velato dall'ombra di un cappellaccio floscio. Non sono brigante e nemmanco delinquente, sono il padrone di questa terra con un nome rispettato da tutti. Arcuri Alberto. E voi chi siete? Urlò. Mi chiamo Paolo Orsi, sono un archeologo e vengo dal Trentino. E che un archeologo? Faccio scavi e con il materiale che trovo ricostruisco la storia di antiche civiltà, rispose calmo il forestiero. E cosa cercate quassù? Cerco l'antica cittadina di Crimizza e il suo famoso santuario di Apollo Aleo, entrambi sepolti da millenni in una di queste colline, dinanzi a Punta Alice. Ah, fece Alberto con un residuo di diffidenza nella voce. Non aveva capito bene le parole di Paolo Orsi, comunque abbassò il fucile e cambiando atteggiamento lo invitò a seguirlo. Il sole stava tramontando dietro i monti della Sila. I colori superbi della collina parevano ricoperti da un velo di luce soffusa e il vento odorava di mare. Paolo Orsi disegnò con lo sguardo un semicerchio che includeva tutta la collina e il paesaggio circostante fino a Corigliano. Fu in quel momento che vide un piccolo uccello bianco che sprecciava e che arriva solitario sulla casella. È una rindinella bianca, affermò Alberto con sicurezza. È da 2 giorni che vola su e giù nel cielo sopra noi, cerca i suoi compagni, li trova, ma loro lo cacciano via e non sa dove andare. Vola con il beccuccio aperto fino alla sera, mi fa una testa tanta dal gridare, non capisco se è grido di contentezza o di dolore, finché sparisce nelle ciaramide della casella dove è il nido. Incredibile, disse Paolo Orsi, incredibile, è da quando ero ragazzo in Trentino che mi aggiro sotto cielo di rondini, eppure non avevo mai visto una rondine albina e bella come questa. Poi, sull'onda dell'entusiasmo, Paolo Orsi pronunciò una frase che Alberto Arcuri avrebbe ripetuto ai familiari come se fosse stato un suo pensiero. E anche mio padre, molti anni dopo, l'avrebbe condivisa e amaramente fatta sua. Questi luoghi sono ricchi, fuori e dentro. Solo chi è capace di amarli sa capirli e apprezzarne la bellezza e i tesori nascosti. Gli altri sono ciechi e ignoranti o disonesti e malandrini che pensano solo alle loro tasche. Questa terra di vapor, sapori antichi nel mare, mare triste, le sue sirene. Bacia la questa terra di chitarra, era il Milo, e la città del sole, mirabile utopia. Tutto questo è la terra mia. Le tue donne in nero davanti ad una chiesa e per i cani tristi della terra.
senza donne in nero, cantante morti a croce, in questa terra mia, la tua croce. Il vento di Lipeccio è tramontana, quelle gocce amare di partenza e di speranza. Il sole, quello che ti brucia dentro, e le passioni che ti incendiano la mente. E tutto questo è la terra mia. Arturo era un bel giovanotto, alto e robusto, con lo sguardo vivace e la parlantina simpatica. Alle ragazze piaceva molto. E inoltre, essendo morti fratelli in guerra, salute a noi, avrebbe ereditato tutto il Rossarco. Dunque era un ottimo partito, un gran faticatore, insomma, uno da maritare di corsa. Ma con un limite o un pregio che lo rendeva imprevedibile. Ragionava a modo suo, ragionava all'incontrario. Infatti scelse la ragazza che nessuno si aspettava, quella che non gli dava retta, non uno sguardo ricambiato, non un mezzo sorriso. Lina la chiamava lui, infischiandosene delle altre. Lei faceva finta di non sentire, non si voltava mai. Quando in chiesa chiudeva gli occhi, forse per pregare, il suo volto si illuminava di una luce statica. Arturo le fissava le labbra imbronciate, che lei apriva e chiudeva lentamente, a tratti mordicchiandole inquieta. A lui sembravano piccoli segni da decifrare come un sì di incoraggiamento, se non addirittura un sì d'amore. Non fosse stato un sacrilegio scandaloso, l'avrebbe acquietata con un bacio rubato sotto gli occhi di tutti i santi e del paese intero. Era capace. Arturì, scommettiamo che questa quantica che proprio? Lo stuzzicavano gli amici uscendo dalla chiesa. Lui sorrideva sicuro di sé. Non c'è bisogno di scommettere, lei mi dirà sicuramente sì. Da quel momento cominciò un corteggiamento estenuante. Ogni giorno, al ritorno dal Rossarco, mangiava, si lavava, si radeva la sua barbaccia dura e andava a piazzarsi sul muretto di fronte alla casa di Lina. Era impossibile non notarlo. Alla madre di lei quella spacciataggine non dispiaceva, viste le intenzioni serie del giovane, ormai note a tutto il paese. E aspettava che facesse quei cinque passi dal muretto a casa loro per chiedere la mano della figlia. Lina pareva non accorgersi dell'attenzione mielosa che la circondava, continuava a sbrigare le faccende domestiche senza mai fermarsi. Agli sguardi insistenti di lui alzava una barriera di vetro, si lasciava mirare, indifferente, e a volte osservava di sottecchi. Non era spocchiosa però, né ciotta, cioè dura come un ciottolo di fiume, stupida. Aveva 17 anni, dagli altri era ritenuta più che matura per il matrimonio, molte sue coetanee avevano già figli. E che aspetti a riaprire le braccia a quel bravo giovine seduto sul muretto? Le chiedevano le vicine di casa sobillate dalla madre. Al momento non mi interessa nessuno, rispondeva seccata. Arturo non si arrendeva. Ogni sabato notte, ogni vigilia di festa, le dedicava una lunga serenata. Per ore sotto il balcone di Lina cantava, suonava la chitarra battente, accompagnato da un amico che si chiamava Cataldo Perri. Era bravo soprattutto a suonare, stringeva al petto il fondo bombato della chitarra con la bramosia di un amante, liberava un arpeggio ritmato dai tocchi percussivi dei polpastrelli sul piano armonico. La sua voce, pur tra qualche stonatura, vibrava di tensione amorosa, lanciava messaggi
che planavano sul letto di lei come petali di rose lasciati cadere da una rondine amica, la rinnina che va lumarumaro, mentre il suo bene è sotto una frescura che sta dormendo. Poi ritornella e sotto una frescura che sta dormendo. Era seduto sul muretto del vicolo. Invano si coprì la testa con la giacca per ripararsi un poco. La pioggia continuava a cadere a scrosci implacabili, gli annebbiava la vista, lo obbligava a stringersi nelle spalle dai brividi, rendeva vana la sua presenza innamorata di fronte alla porta e alla finestra chiusa. Ma lui non si mosse di un centimetro. Aspettava che spiovesse, aspettava il miracolo. Lei aprì la porta finalmente, si sporse appena per non bagnarsi i lunghi capelli neri e gridò per sovrastare il rumore della pioggia. «E dai, Ciotto, entra, che se no t'ammali!» Il suo sorriso sfavillava, radioso come il sole, tra gli interstizi della pioggia battente. A pensarci bene, valeva più dell'invito quel sorriso venato di stupore, almeno quanto il primo bacio valeva. Arturo non li avrebbe mai scordati. Il sorriso e il primo bacio. Dentro casa non c'era nessuno, fuori continuava a diluviare. Venimi a cercare fra vigne e fiori, con tanti nodi al tronco, quanti sono i loro anni. Vienimi a cercare tra la collina e il mare, origano e mirtillo e fiori rossi come sangue di rossato. Vienimi a bussare nelle notti insonne, che accenderò la luna e le stelle per candela lungo il tuo cammino. Fatti accarezzare i tuoi semi bianchi da preti velluti sulla mia pelle. Entrami nel cuore per restarci sempre, dalla collina al vento vedi il mare, mare. Amore mio, ti verrò a cercare in questa terra antica, dietro ai fini memoria di partenze e di fatica.
verrò a trovare dove sorge il sole, nei profumi d'Africa e per strade polverose. Sentirai di nuovo il fruscio dell'aria, impetuoso e lieve come questo vento. Che soffia fuori sopra la collina, oltre questa vita, oltre della morte. Antico amore. Sentite così anche senza... Ah, sì. È meglio senza microfono. Meglio senza. Oh, mamma, mi sto stressando. Via il microfono. Serve a me il microfono, se no non sento niente. Serve alla televisione. Senza il microfono non sento niente. Serve alla televisione che sta facendo l'integrale. Riprendiamo il microfono. Da lontano, magari. Sì. No, secondo voi Arturo e Lina si sposano? Avete letto il libro, se no non solo si sposano, ma il 18 aprile del 1921, il giorno più sfolgorante di quella primavera caldissima, nacque mio padre. Lina era sul Rossarco ad aiutare marito e suocero nei lavori agricoli. Aveva una bella pancia appuntita, ma non enorme, mentre il seno, già abbondante prima della gravidanza, le era cresciuto a dismisura e sembrava pronto per allattare quattro gemelli. Quel giorno lavorava senza risparmio e quando esagerava sentiva i calci poderosi della sua creatura nella pancia. Era un mascolo di sicuro, un ribelle, lo si capiva da come scalciava e si dimenava, non stava mai fermo, non vedeva l'ora di uscire alla luce del sole. Il marito stava rampando il terreno attorno all'ulivo gigante perché con quel caldo prematuro, se fosse scoppiato un incendio, lo avrebbe divorato in una sola fiammata. Il suocero curava l'orto zappoliando tra le piantine tenere con una precisione da chirurgo. Era silenzioso e cupo, sprofondato nel rimorso senza fine per la morte dei due figli in guerra, come se fosse stata colpa sua o non avesse fatto il possibile per salvarli. Lina, su consiglio del marito, tagliava con un falcetto le piantine foraggere di sulla per i conigli, abbassata e a gambe larghe per non schiacciare troppo la pancia. Non stava tanto bene quel giorno. Già dall'alba aveva sentito dei dolorini fastidiosi al basso ventre e poi quel caldo fuori stagione l'aveva fiaccata più del previsto. Era quasi al centro di quel sullaio, un mare rosso increspato dal vento, sul versante più luminoso della collina. Con un braccio stringeva un bel fascio di sulla fiorita, con una mano il falcetto e all'improvviso sentì delle contrazioni dolorose. Erano le doglie. Lei capì subito, fece appena in tempo a sfilarsi le mutande, chiamò il marito: «Artù, vieni presto!» Si abbassò più che poteva, inarcando le gambe quasi a sfiorare il prato. «Artù, corri, corri, sta nascendo!» E il marito fu da lei in una manciata di secondi. «Vai a prendere l'acqua nella casella, la tua giacca!» gli ordinò Lina, che pure in quell'occasione era più lucida di lui. Arturo corse di nuovo verso la casella, intanto chiamò il padre. «Oipa, sta nascendo! Albertino nostro, sta nascendo!» Aprì la porta della casella con foga, afferrò la giacca e il barilotto dell'acqua e siccome ne era rimasta poca, anche la gancella con il vino. Arrivò dalla moglie in un baleno, il padre dietro di lui. Il bambino era adagiato sopra i fiori vellutati di sulla, rosso vivo sul rosso porporo, le palpebre appiccicate, il cordone umbilicale che ancora lo teneva legato alla madre. Lei sorrideva, esausta per quello sforzo intenso, e Arturo era smarrito. «Oh Cristo mio, e mo?» Non sapeva cosa fare, guardava il padre con le mani tra i capelli. «E mo, e mo?» In quel minuto di sconcerto
Lei aveva tagliato il cordone ombelicale con il falcetto, si era sdraiata sopra la sulla e ora teneva il bambino tra i seni grossi e morbidi, accarezzandolo piano con i polpastrelli. Arturo lo coprì con la giacca e poi lavò accuratamente la moglie con la poca acqua a disposizione. Da bere le diede un sorso di vino. Questo pallatte, le disse per giustificarsi. Non Alberto si avvicinò con cautela al nipotino e gli posò un bacio delicato sui capelli bagnati. Non voglio che lo chiamate come me. È più giusto il nome dei figli miei buonanime, Michele e Angelo. Così continuano a vivere pure loro. Ci ho pensato assai se la creatura nasceva mascolo. Lo chiamiamo Michelangelo. Poi scoppiò in un pianto di gioia, non riusciva a smettere, piangeva senza vergogna, e il figlio, commosso e felice, lo abbracciò come non aveva mai fatto, come non avrebbe fatto mai più, mentre il neonato cominciava a strillare forte, segno che era sanizzo e aveva fame. Ai genitori piacque subito il nome del figlio, anche se non l'avevano scelto loro. È un nome famoso, Michelangelo, gli porterà fortuna, disse Arturo. Rina sorrise soddisfatta, si sbottonò la camicetta e il bambino trovò il capezzolo a occhi chiusi. Che esperto il nostro Michelangelo, esclamò il nonno con orgoglio. Sa già cos'è importante in questo mondo. Si era alzato un vento aromatico che trapassava le chiome degli alberi in fiore e piroettava lieve attorno alla famiglia Arcuri. Il bambino apriva e chiudeva le piccole narici, continuando a ciucciare con un ritmo lento, cadenzato. Il nonno se ne accorse e lo fece notare agli altri due. Guardatelo, nasce all'aria come un canicello. Sì, è vero, disse Arturo soddisfatto. Ha pigliato da me la nasca fina e sente già il profumo della collina. Stella di mare di mondo tutto, stella di mare di mondo tutto. Oh il freddo, oggi di foto con i carbonetta, per tuo imperiale corno principi, per tuo imperiale corno. Ho spinto che sciallare per la mattina, gli accali cilesti, vediamo, gli accali cilesti, vediamo. Era più nulla ieri, immensa mare, c'era quanto te, vero che rosa, c'era quanto te, vero che rosa. E mette, non potresti correre, e mette, non potresti correre, e non chiamavami, e non chiamavami, e non chiamavami, che era giù, capisce sale forte, fammi una certa, capisce sale forte, fammi una certa. Come on, 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 come on
c'è Marisa. Marisa era di Torino ed era mia madre, però non riuscivo mai a chiamarla mamma. Da bambino mi abituai alle sue assenze come a un evento naturale. Mi ero accorto che lei spariva quando comparivano i fiori sugli alberi e nell'erba. Si faceva all'incontrario delle rondini, Marisa. Partiva dal paese all'inizio della primavera e ritornava a casa alla fine dell'autunno. Aveva ripreso il suo lavoro di archeologa a tempo pieno, dopo che io avevo continuato a frequentare la scuola elementare. Nel corso degli anni Marisa partecipò a importanti campagne di scavi in Grecia, Turchia, Spagna e Francia e in quasi tutte le regioni del sud Italia. Durante i mesi estivi, quando lavorava in un sito archeologico della Calabria, mi portava con sé. Eravamo quasi sempre a due passi dal mare. Di giorno mi affidavo a qualche famiglia del posto con bambini della mia età, assieme ai quali potevo giocare sulla spiaggia o fare il bagno. Di sera cenavamo in allegria con gli altri scavatori, come li chiamavo io, e poi mi ritiravo con lei nella sua tenda. Prima di addormentarci, mi narrava storie mitiche e avventurose, lo faceva al buio. Così riesci meglio a immaginare i fatti, mi diceva. La sua voce cambiava timbro, le parole divenivano calde, ariose, colorate, le storie squarciavano il buio e il silenzio assoluto per conficcarsi nelle mie orecchie attente. E io mi commuovevo nel sentire che il vecchio cane Argo, dopo aver riconosciuto il suo padrone Ulisse, si abbandonava al sonno eterno, o che Enea si era caricato sulle spalle il padre moribondo, chilometri e chilometri di viaggio per non lasciarlo morire da solo nella sua terra, bruciata dai nemici. Io, da grande, mi sarei comportato allo stesso modo di Enea, avrei salvato mio padre dai nemici e dalle fiamme, lo avrei portato sulle spalle in capo al mondo. Questo pensavo mentre Marisa raccontava. Mi sentivo forte e buono come Enea, esperto e furbo come Ulisse, avrei viaggiato anch'io per tutta la giovinezza e poi avrei fondato una città per viverci con i miei genitori, i nonni torinesi, zio David e Nina Bella. Questo promettevo a Marisa convinto. Lei mi chiedeva: e come la chiamerai la tua città? Dandomi il bacio della buonanotte. Chiudevo gli occhi e le rispondevo con il primo nome che mi veniva in mente: Crimissa Torinese. Una lama di luce fioca penetrava nella tenda attraverso la porta, smossa dal vento. Lei mi teneva abbracciato e, stanca per aver lavorato tutta la giornata, si addormentava prima di me. Una mattina mi avvicinai a Marisa, che scavava sotto il sole. Non lo facevo quasi mai, e non perché lei me lo proibisse. Mi annoiavo a vederla scavare. Non succedeva nulla, non sbucava fuori nessun tesoro, solo qualche pietra squadrata, per me insignificante. Marisa sudava sotto il cappello di paglia che la proteggeva dal sole. Le chiesi: perché scavi sempre? Cosa cerchi, oimà? Era la prima volta che la chiamavo mamma. Lei si passò un braccio sulla fronte per asciugarsi il sudore e mi disse: cerco nuove storie per raccontarle a te. Attacca, cata! Non ti amo, non ti amo, e non ti amo, ma, 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 e non ti am
grande campato della Corriere del Centro. Non avevamo dubbi che questa fosse stata una mattinata veramente importante. Carmine Abate, da dove parte questo bellissimo romanzo? Da dove parte, nel senso da dove nasce? Da dove nasce? No, perché io quando sento questa parola parte, immagino sempre i viaggi, che questo parte dalla Germania, poi arriva in Trentino, poi in Calabria. No, questo libro nasce da un'immagine che è quella di Copertina, questa collina che esiste realmente, che si trova tra Ciro Marina e Carpizi, il mio paese, e è un'immagine, una promessa. Devo dire la verità, da molti anni avevo intenzione di scrivere un romanzo su questo luogo che mi ha sempre affascinato per l'alone magico che la avvolge. Per i colori bellissimi, profumi indescrivibili, i colori rosso porpora della Sulla, e perché da sempre mi sono immaginato che, vivendo noi nel cuore della Magna Grecia, questa collina potesse nascondere dei tesori archeologici, potesse nascondere l'antica città di Cremissa, che ancora non si sa più o meno la zona, il perimetro dentro il quale si dovrebbe trovare, ma ancora non è uscito fuori. E allora avevo tutti questi elementi romanzeschi da anni, però non riuscivo a scrivere perché mi mancava l'urgenza, la necessità della scrittura. Ecco, io scrivo sempre, fin da quando avevo 16 anni, scrivevo solo quando sentivo quest'urgenza della scrittura. Ho cominciato a scrivere proprio per denunciare l'ingiustizia dell'emigrazione in Germania, quando sono arrivato in Germania la prima volta, e ho continuato sempre seguendo questa urgenza. L'urgenza per la collina del vento è scaturita l'ultimo anno di vita di mio padre. Prima non la sentivo, quindi non nasceva la storia. Allora parliamo della promessa. Ecco, la promessa di cui parlavo è proprio quella che io ho fatto, non verbalmente, ma dentro di me, che è ancora più importante, no? La parola data per un erbrecht, la besa, per un calabrese, insomma la parola data che ho dato dentro di me, cioè che avrei raccontato le storie che mio padre mi raccontava proprio in quel periodo, anche le più scomode e segrete, prima che queste storie diciamo morissero con lui, scomparissero con lui. Ecco, perché io sentivo l'urgenza che aveva mio padre all'andare, lui sentiva prossima la morte. Non dico mai la parola fine, cioè ce l'ho in mente mentre sto parlando, però perché non finisce soprattutto se tu continui a vivere nei ricordi degli altri, nella memoria degli altri. Ne parlavamo oggi con Cataldo durante il viaggio, come Michelangelo, appunto, perché mio padre, raccontandomi quelle storie, non faceva altro che trasmettermi la sua memoria, perché io mi arricchissi di quella memoria e potessi poi ridarla, riraccontarla ai miei figli e, essendo scrittore, a tutti i lettori che hanno la pazienza di leggermi. Quindi era un racconto prezioso quello che mi ha fatto. Racconti sempre più indietro nel tempo, che arrivavano alla sua giovinezza, quando lui era uno dei tanti contadini che occupavano le terre nel Crotonese, quando era bambino sotto il fascismo, prima ancora al periodo della prima guerra mondiale, di cui io per la prima volta racconto in un libro. Insomma, questo recupero della memoria di questo libro lo devo a mio padre, e credo che abbia un senso questo recupero
non per la nostalgia che uno ci può ritrovare, no? Perché racconto il passato, ma soprattutto perché questa memoria può esserci utile al presente, può essere utile a farci orientare meglio nel presente. Non è vero che discutevamo proprio in questi giorni, avevamo un esperto, uno che diceva esiste solo il presente, un altro diceva esiste solo il futuro, perché e noi dicevamo la memoria dove la mettiamo? Ovviamente quello che noi eravamo, questa nostra memoria è qualcosa che ci deve servire, che noi dobbiamo trasformare in un libro pagina dopo pagina, nella vita episodio dopo episodio, fino a quando questa memoria diventa presente. C'è una frase bellissima di Elias Canetti, uno dei miei autori preferiti, che dice: lo scrittore è il custode della metamorfosi. Qui direi lo scrittore, Carmine Abate, ma anche il personaggio inventato Michelangelo, che custodisce, sono i custodi della metamorfosi, cioè di questa memoria che si trasforma fino a diventare presente. Se qualcuno vuole fare qualche domanda breve, in modo da poter rispondere, abbiamo di tempo solamente 10 minuti abbondanti, perché per l'una chiudiamo, quindi se no... Abbiamo tutti fame, no? Io sì, fame di sapere. Chi vuole? Io sono il dottor Rodrigo, un ex veterinario condotto di virtuosia. Sono nato a Cerò il 20 maggio del 22, ho 91 anni. Due salute, una l'autore del libro e l'altra l'autore delle telemusiche, meravigliosa, l'amico. Sono gente, il libro è meraviglioso, però con la mia fantasia ho trovato due impedimenti, cioè due dubbi. Sì. Uno, io siccome sono di Cerò, ho cercato di localizzare questa collina e non sono riuscito a localizzare. È un frutto della fantasia o una realtà? È vero, si trova più vicino a Carpizzi che a Cerò, però poi io per fare questo discorso su Crinissa, che ovviamente invece si trova tra Cerò e Cerò Marina, l'ho collocata con la mia fantasia un po' più vicino a Cerò Marina, più vicino al mare. Bravo. Ecco. E questa è questa la risposta. Un'altra è questa. Tu racconti delle famiglie di Cerò, che sono gli Arcuri. No, ma io questo non lo sapevo. Ma la famiglia Arcuri è la tua, praticamente. No, allora, la famiglia Arcuri, le spiego il nome. La famiglia Arcuri, intanto non so perché, a me piace questo cognome. L'ho usato anche negli anni veloci. La ragazza si chiama Arcuri, Anna Arcuri. Cercavo un cognome con la Anna, no? E ho trovato Arcuri. Mi sono accorto che mi piaceva. Qualcuno ha detto, ma forse perché ti piace Manuela Arcuri? No, non c'è, perché Manuela Arcuri è un'attrice. No, non c'entra. E allora mi è venuto in mente questo cognome e mi sono accorto, è la prima volta che lo dico questo, no? Che Arcuri dall'antico greco vuol dire orsi, come il personaggio principale, che è Paolo Orsi, no, l'archeologo, che arriva sulla collina all'inizio del libro. Quindi ho trovato una coincidenza. Del resto, un personaggio diventa una persona in un romanzo, cioè acquisisce un'anima, un suo libero arbitrio, quando ha un nome e un cognome appropriato. Vi confesso un'altra cosa, non l'ho mai fatto. Il Michelangeluzzo, all'inizio del libro, nella prima versione, si chiamava Alberto, come il nonno, perché era impossibile. Oh, ma sapete che sembrava la fotocopia del nonno, uno, quindi non aveva una sua personalità. Due, poi i lettori lo confondevano. Cioè mia moglie, che ha letto la prima versione, ha detto
Però adesso chi è? Quale Alberto? Allora avevo messo Albertino e poi mi sembrava quello di Jockey, no? Allora mi è venuto questa cosa in mente che fanno anche al mio paese, no? Spesso hanno il privilegio del nome le persone morte giovani, e quindi questo aveva due figli, Michele e Angelo, c'era già il nome. E mi è venuto poi un mio amico Michelangelo La Luna, che quindi è un nome che mi piace, è uscito fuori Michelangelo, e Michelangelo Arcuri è diventato un grande personaggio con un nome importante, no? Sentite come suona Michelangelo Arcuri. Quindi grazie per le due domande che mi ha fatto, e saluti gli Arcuri di Ciro Marina che purtroppo non conosco. Io ho una pagina Facebook, tra l'altro vi consiglio di andare lì, di cliccare mi piace, così mi seguite le cose che fanno. Allora, non sapete quanti Arcuri stanno cliccando mi piace, io mi chiamo Arcuri, addirittura c'è stato uno del nord Italia, che vive a nord Italia, che si chiamava Arturo Arcuri. Il padre, però un po' capovolto, si chiamava Michelangelo Arcuri e aveva un nonno, Alberto, credetemi, cioè sono rimasto, ha detto ma lei ha scritto la nostra famiglia, no. Qualcun altro? Allora, io naturalmente già ve l'ho detto tutto. Mi ha abbracciato, la signora mi ha abbracciato. Sì, mi abbraccerei ancora. È il libro bellissimo, ovviamente. Io l'ho paragonata a Gerardo Sacco, perché lei, come Gerardo Sacco con l'oro e con le pietre preziose, fa cose che racchiudono tutta quanta la nostra storia in un oggetto, in un monile, che per noi donne sicuramente non può non piacere. Lei con carta, penna, computer, quello che ha usato, ha fatto la stessa cosa, ha racchiuso tutta la tradizione in un libro, c'è tutto, c'è persino, io lo dico dal mio punto di vista perché ognuno ha la sua deformazione professionale, c'è persino il dissesto idrogeologico, che è quanto a dire. E a proposito di questo, le volevo chiedere, io naturalmente non svelo il finale che merita veramente, perché c'è la chiave forse di tutto quanto il libro nel finale, le volevo chiedere se è solo una mia interpretazione o se anche lei l'aveva in mente questa cosa, se proprio il dissesto, comunque il peggio che adesso ci sta interessando e ci sta travolgendo, poi alla fine tira fuori il meglio di noi. Cioè, se il meglio di noi è sepolto sottoterra, è giusto una frana lo può tirare fuori. È giusta questa interpretazione o no? Cioè, è difficile rispondere a questa domanda se non svelo il finale. Comunque ci sono tre finali, anche se qualcuno ha intuito qualcosa, adesso ci sono tre finali, tre diciamo grandi misteri che vengono svelati alla fine, o tre colpi di scena alla fine del libro. Questo a cui accennava la signora è uno dei tanti. Sì, è un'interpretazione giusta, ma non voluta, cioè non voluta da me. Io quando scrivo un libro, io questo finale non lo sapevo all'inizio del libro. Io quando scrivo un libro non ho una scaletta. Come insegnante l'ho pretesa per anni e anni dai miei ragazzi, addirittura dovevano fare la scaletta per scrivere i temi in bella copia, perché così io potessi vedere se l'avevano fatta bene la scaletta. Però come scrittore scrivo inseguendo un'immagine. Allora all'inizio avevo questa collina bellissima che poi abbiamo cominciato a scavare, no? C'è anche la metafora dello scavo in questo libro. Lo scrittore in questo caso è uno scavatore, come i veri archeologi che scavano nella collina. Allora dicevo, all'inizio mi sono venuti in mente, sono usciti sulla carta l'omicidio delle due persone, l'arrivo di Paolo Orsi, soprattutto questo vecchio padre Michelangelo che decide di abbandonare il paese per andare a vivere sulla collina. Ecco, io veramente non sapevo il motivo per cui questo padre avesse abbandonato il paese per andare
a vivere in collina, non sapevo chi fossero gli assassini, non sapevo se Paolo Orsi sarebbe riuscito a trovare l'antica città di Crimissa. Poi mi succede una cosa, abbiamo anche altri scrittori tra di noi, una cosa che fa parte della magia della scrittura, no? E cioè che a un certo punto questi personaggi diventano persone. Tu scrivi, sono fantasmi della tua testa, della tua memoria, che vengono chissà da dove, ma poi a un certo punto diventano persone. Io capisco che hanno un'anima, sono persone con cui dialogo come un pazzo, no? E vanno per conto loro, fanno le loro cose. Ora, anche la collina ha fatto così. La collina, ieri c'era un prete che mi ha presentato davanti a tantissimi ragazzi di Lecce e ha detto, ha esordito dicendo: la collina del vento è, ha un'anima, è un personaggio, no? Quindi anche la collina del vento è un personaggio fondamentale del romanzo, quindi alla fine la collina del vento va anche lei per conto suo, no? E fa una cosa che io all'inizio non avevo previsto. Velocemente, se c'è qualche altra domanda, altrimenti do la parola a Gianfranco per una comunicazione. Nessuno? Carissimo Carmine, io devo dirti che Corigliano ti ha portato fortuna, perché se tu pensi che 5 anni fa, quando ci siamo incontrati per la prima volta nell'ITC Luigi Palma, eri, diciamo, conosciuto e non tanto, perché c'era anche una certa titubanza tra noi colleghi a incontrare Carmine Abate o meno. Io invece sono stata testata. Si pensa spesso che i calabresi non siano in grado di scrivere come gli scrittori del nord. Bisogna sfatare, no? E io, è vero che anche se pubblicavo da Mondadori, però lo scrittore calabrese veniva visto, è uno di noi, cosa può scrivere quello. Poi chiaramente vinci il campiello, sei settimane, stai al primo posto in classifica, allora dice uno, allora vuol dire che è come quelli del nord. Comunque volevo dirti quindi che testarda, come lo sono sempre stata, noi abbiamo fatto l'incontro e tu ricordi benissimo come hanno lavorato i ragazzi. Sono stata felicissima poi di averti incontrata nuovamente a maggio in occasione del pit stop, un progetto portato avanti a Corigliano dalle scuole e grazie anche alle due librerie di Corigliano, e quindi è stato un grande successo e con grande piacere ancora una volta. Quindi stamattina rincontrarti per la terza volta per me è veramente grandissimo. Io ti auguro ancora di più di avere successo in futuro e devo dirti che il successo a Corigliano è stato veramente grande, perché guarda un po', dopo l'incontro di maggio, subito dopo c'è stato il premio Campiello e anche Corrado Alvaro, se non sbaglio, ho letto ultimamente. Corrado Alvaro ultimamente, ho letto sulla... quindi non mi sono sbagliata. Ok, quindi sono felicissima per questo e auguri ancora. Questo girone è andato. Sì, giusto. E volevo ancora infatti ricordare che con l'incontro di maggio che c'è stato per questo progetto, mi rivolgo anche al nostro carissimo provveditore, che anche il secondo posto è stato vinto dalla Francesca Melante, che guarda a caso proprio per questo progetto abbiamo incontrato al Valente. Quindi Corigliano penso sia stato tanto felice di vabbè, è arrivata seconda, quindi poverina, insomma, grazie ancora e si muova tanti auguri. Allora, prima di passare la parola a Gianfranco per la conclusione della mattinata di cultura, grazie Carmine Abate,
Premio Campiello 2012, grazie a Cataldo Perri, la mia voce sta andando, grazie al nuovo provveditore, agli studi di Cosenza, Francesco Fusca, che è un'altra luce su Corigliano che si accende, lo abbiamo detto nell'intervista, grazie alla stampa, grazie a Tele 1 per l'integrale, grazie al collega Emilio Fagno che sta facendo l'integrale per la sua web TV, grazie a Cometa Radio, a Johnny Fusca, li ho visti tanti, chi non ho nominato, perdonatemi, grazie a tutti voi che siete dal palato fine.